Ciao a tutti, eccomi qui finalmente con questo video perché oggi andiamo a provare insieme la nuova collezione di Achille Lauro per Mulac. L'ho aspettato un bel po', ma finalmente ce l'ho tra le mie mani e quindi oggi la andiamo a provare. Ho acquistato ovviamente la palette che ha questo bellissimo disegno appunto di Achille Lauro e che all'interno è così, i nomi mi spaccano. E poi ho preso le due matite. E avevo già preso quelle della collezione di Mulac che era uscita l'anno scorso, sì, mi sono piaciute tanto e quindi ho preso queste due qua. C'erano anche altri due prodotti, in particolare un mascara e un gel che si attiva col pH della pelle, però non li utilizzo tanto, di mascara ne ho un sacco e quindi ho preferito prendere questi prodotti qua. E secondo me il team Mulac ha vinto la lotteria con questa collezione, perché insomma Achille Lauro è un personaggio seguito, c'è chi lo ama e c'è chi lo odia, io lo trovo pazzesco e mi dispiace solo non essere riuscita ad andare al suo concerto quest'estate. Ma chi lo so, magari in futuro ci andrò. E niente, sigla e cominciamo. Come sempre, prima di cominciare, quando mi ricordo, vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Inoltre vi chiedo di seguirmi su tutti i social che trovate qui sotto nell'info box e di lasciare un like e un commento. Come vi dico sempre, per me è davvero super importante, quindi vi chiedo un po' di supporto. Cominciamo subito, ovviamente cercherò di usare il più possibile prodotti Mulac e niente, andiamo a provare tutto. Inizio con il Primer Fix the Chaos di Mulac. Mi scuso se sentite dei rumori di sottofondo, ma stiamo facendo dei lavori in casa e quindi non li posso evitare. Spero non disturbino troppo. Cominciamo con una delle due matite. Sono molto indecisa, ma ho visto tanti look con la matita blu. Io vado ad utilizzare quella viola, melanzana più che viola, che è la 01. E vado a segnare l'attaccatura delle ciglia, salendo anche sulla palpebra in modo da creare una base generale. Per stendere e sciogliere bene tutto in modo da avere una stesura uniforme, ho prelevato un goccino di olio per il viso con il pennello e ho sfumato tutto. Non mi importa dei bordi, poi li vado a sistemare. Palette! Sono molto indecisa, anche qui ho visto tantissimi look con il blu, quindi vorrei evitarlo anche se mi attira tantissimo. Oltretutto io il blu lo uso davvero pochissimo perché per me è un colore difficile da applicare. E quasi quasi vado ad utilizzare questi due, però anche ripetente, questo qui mi piace molto. Però intanto andiamo a costruire la sfumatura sulla piega e comincio con bambolina. E con le dita poi vado ad applicare da metà palpebra fino all'interno dell'occhio aggressiva. È meraviglioso. I fucsia per me sono sempre bellissimi, è un colore che mi piace molto e sugli occhi secondo me è sempre particolare, insomma, mi piace. Questo è
molto sfaccettato, molto luminoso. Ovviamente questo tipo di colori, di ombretti più che di colori, di cialde, e funziona meglio se applicato con le dita, perché appunto sono questi ombretti metallici, loro li chiamano pigmenti pressati, che danno il meglio di sé se scaldati con il dito e applicati così, perché proprio tirano fuori tutto il colore e tutte le sfumature. Adesso scelgo il ripetente, che è un mix tra un marrone un po' verde, ecco qua, e lo applico nella via esterna. No, è proprio marrone, sì. Ok, per avere un trucco più definito e riuscire a lavorare meglio, sono andata a pulire i bordi e con coniglietta vado a sfumare tutto. Al centro della palpebra, per fare un po' di sfumatura, vado a scegliere Sexy con un pochino di Maleducata. Forse ho spento un po' il fucsia, ma va bene lo stesso. Sempre di Mulac vado a scegliere Chalk Tone, che è una delle matite della collezione vecchia. Questa è quella marrone, ma un marrone bello scuro intenso. E vado a fare una sorta di linea di eyeliner. Nel frattempo mi appunto una zanzara. Ok, nel frattempo ho applicato anche fondotinta e correttore e un po' di cipria e adesso vado a terminare gli occhi. Vicino alle ciglia inferiori inizio applicando la matita blu, questa è la 02, speriamo di non fare un pastrocchio. Riprendo quindi il ripetente e lo applico nella prima parte di attaccatura delle ciglia. E scelgo poi di nuovo Sexy, che porto qui. Proprio nell'angolo interno ci applico sopra anche Modella. Ok, come blush vado a scegliere Scar. E passiamo alle sopracciglia. Inizio con il fissatore, eccolo qui. E poi le vado a riempire con il pennarello. Termino quindi con le labbra e voglio
provare questa combo Red Nude delle ultime matite uscite. E come rossetto Taste Me dei Cream Lust. Direi che è perfetto. E quindi ci siamo, questo è il look completo, la palette mi sembra carina, molto insomma nel mood Achille Lauro e Mulac. Come ho già detto i nomi mi spaccano, però insomma sono proprio relativi ad Achille Lauro, sì, perché sono nomi che usa nelle sue canzoni. Baby ad esempio è stata la serie Netflix per cui ha fatto la colonna sonora e... mi piace moltissimo anche il pack della palette e direi insomma che come prima impressione il tutto rispecchia le uscite Mulac precedenti e quindi insomma non ho altro da aggiungere per ora, ero molto curiosa di provare i colori e di fare appunto un look con questo fucsia. Come ho detto all'inizio, secondo me è stata una collezione straindovinata perché comunque Achille Lauro è un personaggio che richiama attenzione e poi insomma l'ho trovata una mossa positiva per Mulac che mi è piaciuta moltissimo. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, se siete arrivati fino a qui lasciatemi un emoji fucsia qui sotto nei commenti. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!